C'è la signora Maria, tanto che abita qui nel centro storico. Io ci sono nata. Noi ci siamo stati cresciuti, i miei figli ci sono nati, ci sono cresciuti. Sono gli altri che sono venuti a romperci le balle a noi. Noi ci stavamo bene, eravamo tranquilli. Non esistevano i cancelli. Si lasciava la chiave alla porta. Adesso, se ci lasci il bastone da lavare per terra, dopo passi non c'è più. No. Però si sente tranquilla ancora a vivere qua o no? Io sono tranquilla perché si bisticciano tra di loro, se andiamo a vedere. Non è che coinvolgono noi residenti, noi non ci abbiamo niente a che fare con questa gentaglia. Perché poi nella Pigna si nascondono facilmente, c'è anche tante cantine mezze vuote che ci entrano, che ci fa. Io mi sono trovata con la droga in mezzo alle piante. Me l'ha detto il mio vicino, che poi è morto, poverino, che lui la notte non dormiva. Mi ha detto, guarda che stanotte qualcosa ti ha messo. Difatti c'era della polvere bianca, io la mattina ho preso la gomma. Ho detto, beh, quello che ce l'ha messa non la trova più. Perché se andiamo a vedere il centro storico, anche via Corradi, piazza San Siro. Ma se succede qualcosa, cosa fa? È successo nella Pigna. Ma come nella Pigna? Sì, succedono, ma succedono un po' dappertutto, eh. Non è che tutto quello che succede di brutto a Sanremo succede nella Pigna. Come si vive nel centro storico? Guardi, non posso dire niente. Quanto tempo è che vive qua? Io sono nata qua, però è uno schifo. Abbandonati completamente. Una cosa che va avanti da molti anni o è una cosa più recente? Si era calmato un po', adesso sta cominciando di nuovo. Ma che abito qua? Però c'è stato un periodo che li prendevano, li hanno tolti un po', ma adesso sono tornati come prima, peggio. Adesso sono tornati armati. Voi vi riferite a queste persone che non hanno un lavoro fisso, che apparentemente spacciano droga, che sono al centro di questi episodi di violenza, diciamo? Sì, sì. C'è brava gente che va a lavorare e non la vedi mai. Però quelli lì sono ritornati, sono andati laggiù e sono tornati armati. Ma secondo voi sono le stesse persone o c'è un ricambio? Ma io non li conosco questi che c'erano ieri qua, non ho mai visti. Anche lei vive qui nel centro storico? Ci sono nato qui. Tornando al discorso della sicurezza, invece, come sono cambiate le cose in questo momento, come vivete? In questo momento è un periodo che stanno di nuovo tornando questi arabi, questi spacciatori e tutto il resto. Se no prima si stava bene. Sono anche famiglie integrate, persone che lavorano, immigrate, che... Sono delle persone extracomunitarie che sono integrati, che vanno a lavorare, non c'è nessun problema. Questi qua sono dei delinquenti, sono solo dei grandi delinquenti. E poi non si sa, come ieri sera un episodio che non succedeva da anni. Voi non li conoscete questi che saranno stati protagonisti di questa rissa? No, noi quella gente lì no, perché poi è durata 5 minuti, è durato il tutto, ma non l'abbiamo mai visti. Che anche lì è un mistero da dove li vadano a prendere, insomma, però questa non è gente che abita qua. Ecco Alessandro, lei ha rilevato da non molto tempo questa attività, questo negozio. Il negozio però è comunque un punto di riferimento storico per la Pigna, per il centro storico, perché vediamo che anche di giorno questo sembra quasi più un bar, è un punto di incontro. Un punto di incontro, appunto, dove la gente viene, si mangia gelato, fa due chiacchiere. La parte buona della Pigna è che si ribella un po' anche a questa immagine che c'è verso l'esterno del centro storico. E certo che sì, perlomeno ci si prova, visto che tanto oramai qui dobbiamo difenderci tra di noi. Perché tanto l'amministrazione, a quanto pare, della Pigna, la parte alta, si è un po' dimenticata, diciamo. Questo forse è l'unico altro negozio che è rimasto nella Pigna, nel centro storico. Lei quindi ha un po' il polso. Che tipo di famiglie vivono oggi nella Pigna? Di famiglie siamo multietniche, siamo tanti italiani per fortuna, ma come adesso anche tanti stranieri regolari, persone che lavorano, educate, che rispettano. Però poi purtroppo abbiamo anche tanti di questi episodi. Gente che per chiedere una casa gli chiede una cessione del quinto, questi invece hanno case, hanno tutto, senza avere né un lavoro, né documenti, né niente. E quella è la domanda che ci facciamo. Gli affittuari delle case, l'amministrazione comunale una volta dicevano che volevano combattere gli affitti in nero, quelli che affittano le case a codeste persone. Combattuto? No.
gli spacciatori, chiamiamoli così, o comunque le persone borderline si vedono. Voi qui però vedrete passare un bel momento anche i clienti. Non si può sapere a prescindere se uno passa, perché però diciamo che un certo movimento magari anche di giovani. Anche di giovani, anche di giovani, soprattutto di giovani, purtroppo. Se fosse anche un presidio di forze dell'ordine, magari. È inutile, come si dice, i miei vecchi mi hanno sempre detto, è inutile chiudere la gabbia quando oramai gli animali sono scappati. Queste sono cose molto da... si possono prevenire, no? Penso, però. L'episodio di ieri sera c'è stato anche un sopralluogo da parte delle forze dell'ordine. Questa mattina che consiglio vi hanno dato? I carabinieri ci hanno detto che se in caso vediamo delle pietre, di raccogliere, di nasconderle. Perché in modo che non se le possano tirare. In modo che non se le possano tirare. Queste carabinieri. Pietre dove le mettete voi? È una bella domanda, perché non sapevo se metterla nell'umido, nell'organico o nell'indifferenziata. Una domanda che non gli ho fatto, dovevo fargliela. Ci sono tante famiglie con bambini qui nella Pigna? E bambini ce n'è più pochi, eh? Perché io siamo stati un mese fa che c'è stato le comunioni, che una volta ce n'era 40-50 bambini che facevano la comunione. Sa quanti ce n'era? 5.